Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati su PQuad. Oggi siamo al vlog numero 10 e andremo alla ricerca di Kalia, i frammenti del caduto, il numero 1 di questo nuovo fantasy della Bugs Comics che aspettiamo da diverso tempo, soprattutto per chi ama il genere fantasy. E che dire, io non vedo l'ora di trovarlo, vediamo se oggi è il giorno giusto. Uscirà in doppia versione, in doppia cover, ovvero quella regular e quella variant. Andiamo a vedere se lo troviamo insieme. Ho appena trovato il numero 1 di Kalia. Ho trovato solo la versione regular, non la variant, e neanche messa tanto bene perché la costina è un po' messa male, vabbè, ma volevo veramente leggerlo e quindi l'ho presa. Vediamolo intanto insieme e poi parliamo di Kalia con una piccola recensione. Eccolo qui, abbiamo l'era dei fondamenti. Kalia con il titolo Il frammento del caduto. Numero 1, tanto atteso, prezzo 4,40, rispetto a Samuel è aumentato di 40 centesimi e presumibilmente aumenterà anche Samuel Stern. Vediamolo insieme e poi magari il tempo di leggerlo e facciamo una recensione sempre in questo stesso video. Allora, primo acchitto. Il frontespizio è veramente bello. Veramente molto bello, guardate. Vediamo i crediti. Come sappiamo, il progetto del personaggio di Kalia è stato creato da Luca Lamberti e Leonardo Cantone, rispettivamente un disegnatore e uno sceneggiatore. La cura, il soggetto e la sceneggiatura di questo numero sono di Luca Lamberti e Leonardo Cantone. I disegni di Lamberti, la copertina nella versione regular di questa qui di Elena Casagrande e tutta la parte grafica e il logo di Paolo Altibrandi. Ovviamente la cura editoriale è di Gianmarco Fumasoli. I disegni di Luca sono veramente belli. La sceneggiatura ancora non lo so, ma come dire, se mi date un po' di tempo lo leggerò e vi farò sapere tra poco. Nel video passerà meno di un minuto, io intanto ne approfitto per leggerlo. Però guardate ragazzi, guardate che ambientazioni, cioè a prima vista sono veramente molto belle. Cosa dire? Cioè, veramente belle. Non voglio andare oltre perché magari le ultime tavole potrebbe esserci uno spoiler. Ah, cosa importante, il numero non è fine a se stesso, ma continua nel numero 2, ovvero abbiamo quindi i primi due numeri con una continuity. Continuity in questo caso appunto numerica, ma sicuramente anche di narrazione. E non vedo l'ora di leggerlo. Ecco Kalia. Vediamo invece la copertina del prossimo numero, quindi la quarta di copertina di questo qui. Eccolo qua. Scontro nel sottosuolo, la copertina di Elena Casagrande nel numero 2. Questa copertina riprende un po' anche questa che c'è del numero 1, con questo sfondo in bianco e nero che sicuramente è parte del soggetto del racconto. Vi ricordo, anzi vi metto la scheda qui nel video, se vi va di vedere il video d'approfondimento che ho fatto sulle due copertine di Kalia. Ve lo dico subito. A me è piaciuto molto e molto probabilmente prenderò il numero 2 per capire il seguito di questa prima avventura di Kalia e compagni. Bello, 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 tanto lavoro, ma si porta a casa Bugs Comics un progetto veramente interessante. I frammenti del caduto e il numero 1 di Kalia, il nuovo personaggio fantasy, oltretutto femminile, di Bugs Comics. E veramente lo aspettavamo da tanto,
almeno molti di noi, non tutti, io amo il genere fantasy e le aspettative che avevo su Kalia erano tantissime. Un po' mi preoccupava l'idea, di vedere la nascita di un nuovo progetto fantasy, soprattutto perché negli anni ne ho letti parecchio e soprattutto perché ne abbiamo uno in casa Bonelli, Dragonero, che oltretutto oggi esce con un nuovo numero 1, con una nuova saga. Io ho scelto di prendere il progetto della Bugs proprio perché, come casa editrice, essendo nuova da qualche anno ovviamente, e seguendo anche Samuel Stern, ovvero il personaggio maschile lanciato quasi 3 anni fa, mi incuriosiva dare fiducia alla Bugs Comics. La fiducia è stata ripagata, come anche le aspettative, e veramente io sono molto contento perché i personaggi, le ambientazioni, la scrittura è meritevole. Sia Luca Lamberti sia Leonardo Cantone hanno fatto un lavoro eccezionale. Loro sono anche i curatori, come avete visto nel video che ho fatto prima, di questa nuova testata Bugs. Kalia è un personaggio bellissimo, sia da un punto di vista estetico, sia da un punto di vista di carattere, perché è divertente, è forte, mantiene uno spirito abbastanza tranquillo fondamentalmente, anche se le sue abitudini, da quanto abbiamo visto in questo primissimo numero, sono abbastanza singolari. Il suo compagno fedele, che poi conoscerete perché ancora dovrà leggerlo, ovvero Tag, un piccolo goblin, perché qui ci sono elencati i personaggi di Kalia. Quindi appunto Kalia, il suo personaggino di fiducia, Tag. Poi abbiamo Lina, una donna molto forte, che ovviamente è molto determinata, che come lavoro fa l'alchimista di Galdor. E poi Aridan, questo personaggio anch'esso singolare, con questo coprinaso che ancora non abbiamo capito a cosa serve o perché ce l'ha, che è praticamente l'uomo di fiducia di Lina, nonché suo guardia del corpo, scusate. E poi abbiamo il Dakan Vir, ovvero un Jaldest secolare, uno dei pochissimi, o forse l'unico rimasto legato alla stirpe di questo popolo. Allora, spiegarvi ora tutta la situazione e tutta la storia che sta dietro appunto a questo primo numero diventa un po' complesso perché ci ingarbugliamo e non vorrei che il video durasse un'infinità. Ovviamente, come un fantasy, come fantasy vuole, c'è una mappa di questo paese, di questo popolo, ovvero di questa terra che si chiama Theia. Per inciso, di Theia e la Bugs ha fatto uscire a Lucca Comics 2 volumi, sia variant sia regular, di questa terra, Theia. Chi l'ha comprato sicuramente troverà all'interno un approfondimento sulla mappa di questo continente. Kalia, in questo primo numero, in questa prima metà del primo numero, affronterà una prima avventura, ovvero andare alla ricerca di questo particolare oggetto, di cui non vi dirò nulla perché è giusto anche poi scoprirlo, visto che è il primo numero nella lettura, e durante questo percorso incontrerà anche due personaggi che poi diventeranno presumibilmente compagni di viaggio, ovvero Aridan e Lina, e come vi ho detto prima, l'alchimista e il suo fedele custode e amico. La cosa bella di questi personaggi, ve la faccio vedere se riesco ora qui, che c'hanno una sorta di carro, Lina e Aridan, di questo carro trainato da questo animale che ancora non capiamo di cosa si tratta, che è un carro che si porta dietro una sorta di casa, che è questo qui. Ora, se riesco, ve lo faccio vedere più nel dettaglio. Che è molto bello, devo dire, cioè disegnato e ideato in una maniera veramente, veramente bella. Oltretutto, in questo volume compaiono anche dei camei che non c'entrano nulla con
la storia con i personaggi di Calia, ma che hanno a che fare con i creatori. Ora vi faccio vedere. Allora, innanzitutto volevo farvi vedere questo qua. Non so se vedete, ma questo è il carro di Lina e Aridan. E poi, quando compare per la prima volta Calia nel numero, vi faccio anche vedere questo. Questa è la prima apparizione di Calia nel numero. Ok? La vedete? Ora, questi personaggi qua dietro sono abbastanza riconoscibili. Parliamo di Luca Lamberti e Leonardo Cantone. Si riconoscono perché sono la fattispecie appunto di loro in versione fumettistica, in versione scusate, disegnata. Molto bello come cameo perché ovviamente è un piccolo omaggio. Se non sbaglio si intravede anche Elena Casagrande, però non riesco a capire chi fosse, chi sia l'altro e quell'altro dietro. Secondo me c'entrano con la Bugs e col progetto Calia, però staremo a vedere. Se qualcuno lo sa o lo ha capito, me lo può scrivere nei commenti. Mettete mi piace al video. Se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Viva la Bugs Comics, viva questo nuovo progetto di Calia e viva a chi ha più soldi per spendere in questi progetti e in questi fumetti, perché ahimè questi progetti portano via un sacco di soldi. Ciao e al prossimo video.